Si svolgerà a Smerillo, in provincia di Fermo, dal 20 al 27 luglio, la quinta edizione del festival Le parole della montagna, un contenitore di incontri, poesia, escursioni, musica e spettacolo, arte e convivialità sul tema della sacralità della montagna, che quest'anno vedrà grandi novità ed ospiti d'eccezione. Questa edizione si svolgerà fino al 26 nel borgo di Smerillo, mentre le domeniche del 20 e del 27 luglio saranno dedicate alle escursioni in montagna. Fra gli ospiti, Harry De Luca, Enrico Camanni, Spirio della Porta Xidias. Il tema scelto prende spunto dal silenzio, inteso come luogo della comunicazione vera. È con piacere che presentiamo la quinta edizione del festival che sponsorizziamo, nonostante le nostre difficoltà di un comune piccolo di cui siamo orgogliosi e puntiamo sullo sviluppo della cultura del turismo sostenibile. Il festival prende spunto proprio da tutte le culture, le tradizioni, nelle quali la montagna è il luogo di incontro fra l'umano e il divino. E quindi abbiamo voluto prendere spunto da questa tradizione per parlare dell'uomo nel suo cammino interiore e quindi attribuire alla montagna tutti quei valori simbolici e trascendenti che le sono suoi propri. Il tema è il silenzio, affrontiamo un tema di grande spessore, lo facciamo con dei protagonisti di eccellenza per parlare di silenzio, non come mera assenza di vuoti o addirittura mera assenza di parole o addirittura come un vuoto angoscioso da colmare, ma come luogo della comunicazione vera, luogo per l'incontro con sé e con l'altro, anche con la maiuscola. Fra gli ospiti d'eccellenza abbiamo il vicepriore della comunità monastica di Bose, Luciano Manicardi, teologo che ci verrà a parlare della voce del silenzio, appunto di questo luogo proprio per ascoltare, anziché piuttosto che di vuoto. E poi avremo degli alpinisti, Spiro Dalla Porta Xidias, Silvio Gnaro Mondinelli, Enrico Camanni. Avremo Espedita Fischer, una giornalista che insieme al fotografo Carlo Bevilacqua ha girato tutti gli eremi d'Italia ed Europa alla ricerca degli eremiti per fare una fotografia di quello che è l'eremitismo contemporaneo e porterà con sé anche un eremita per raccontarci l'esperienza del silenzio.